Diciamo la verità, chi non ha mai fantasticato almeno una volta sui mitici occhiali ai raggi X? Già, proprio quelli che promettevano di far vedere attraverso i vestiti. A molti di noi il dubbio è rimasto, ma funzionavano davvero? Oggi parliamo di un altro oggetto che promette risultati altrettanto sbalorditivi, l'economizzatore di carburante. Pensate che i produttori di questo dispositivo promettono di farci risparmiare fino al 25% di carburante e ovviamente garantiscono anche di limitare le emissioni. Già, promesse molto allettanti. Meglio accertarci che vengano mantenute davvero. Basta dare un'occhiata in rete ed è facilissimo trovarne di diversi tipi pronti a funzionare con qualsiasi genere di carburante, benzina, gasolio, GPL, metano. In pratica vanno bene per qualsiasi macchina, dato che la loro efficacia è basata su un unico principio, quello dei campi magnetici, abbiamo deciso di effettuare la nostra prova con uno dei modelli più venduti, che poi è anche quello di più facile installazione. A quanto pare i commenti positivi in rete non mancano. Se poi aggiungiamo che il costo oscilla tra i 20 e i 30 euro, allora la curiosità lascia il posto all'impazienza. Mentre attendiamo che l'economizzatore arrivi, verifichiamo sulla pista di quattro ruote i normali consumi della nostra automobile. È una Fiat 500 a benzina, 1.400 di cilindrata, 100 cavalli di potenza. Grazie a questi aggeggini, i consumi della nostra macchina potrebbero cambiare per sempre. Mettiamoli alla prova. Montarla è un gioco da ragazzi, le due metà calamitate si applicano al tubo di mandata della benzina e poi si stringono le due fascette in dotazione. Facile, facilissimo. E adesso misuriamo in pista consumi e prestazioni. Ci limitiamo ai dati più importanti, velocità, accelerazione e ripresa. Ecco i risultati della 500. Grazie al campo magnetico creato dal dispositivo, le molecole del carburante dovrebbero disporsi in modo favorevole e dunque migliorare la combustione, il che dovrebbe regalarci anche un avviamento più rapido e un motore più efficiente. Ma non è così. A parte i minimi scarti tra un test e l'altro, inevitabili in qualsiasi misurazione sperimentale, è evidente come il dispositivo non abbia influito né sui consumi né sulle emissioni inquinanti e tantomeno sulle prestazioni della nostra 500. E non c'è alcun motivo per cui debba comportarsi diversamente con altri modelli a benzina, gasolio, GPL o metano. Insomma, non c'è storia. Il nostro economizzatore è bocciato senza appello. D'altra parte, la fisica parla chiaro. Le molecole degli idrocarburi non sono polari e quindi, per definizione, non possono essere soggette a un campo magnetico. Come gli occhiali a raggi X, questi miracolosi magneti non funzionano. In definitiva, l'unico modo per risparmiare è sempre lo stesso: mantenere una guida calma ed evitare di affondare il piede sull'acceleratore. Se però questi magneti li avete già comprati, non buttateli. Di certo non vi faranno risparmiare nulla, ma faranno una gran figura nella vostra collezione da frigo.